Wilfredo Pareto fu un ingegnere ferroviario che a carriera, a metà carriera venne interessato per questioni economiche e arrivò ad essere professore universitario di economia politica all'Università di Losanna, in Svizzera. Quindi una persona competentissima. E fu lui ad accorgersi di quello che oggi si chiama il principio di Pareto. Qual è questo principio di Pareto? Che un paese industrializzato come poteva essere anche l'Italia degli anni 1870-80, poteva con il lavoro del 20% della sua popolazione sopperire a tutti i bisogni della comunità, ai bisogni del paese. E il problema era allora cosa fare con il resto dell'80%? Che gli fai fare? A questo punto io mi fermai e dissi no, un momento, questo non è un principio. Questa è la verifica di un misfatto. Cioè c'è un misfatto nel passato che è rimasto occulto e ha portato a questi risultati, perché quando c'è un principio, si parte dal principio e si arriva alla conclusione. Qui non parti da questo, questo non è un punto di partenza, è un punto di arrivo. Come ci è arrivato? Cosa è successo? E andando indietro nella storia te ne accorgi di cosa è successo. Sono successe due cose. La prima fu la soppressione, cominciata con l'esautorazione, con l'inganno, delle corporazioni medievali, che a quei tempi proteggevano la famiglia, provvedevano per tutta la previdenza sociale, garantivano il giusto prezzo e la qualità delle prestazioni e garantivano che la famiglia fosse proprietaria dei mezzi di produzione. Specialmente dei mezzi di produzione, non tanto delle superfluità, come potrebbe essere un laptop, no? Questo non è commestibile, no? Ma degli essenziali, la produzione di cibo, indumentaria e tetto. Questi tre furono sottratti alla influenza della famiglia, alla proprietà della famiglia, prima con quei decreti disgraziati di due re europei, uno fu Enrico VIII d'Inghilterra e l'altro fu Francesco I di Francia. E poi con la cosiddetta rivoluzione industriale, con la quale ancora non si distingue ancora oggi tra la produzione industriale degli essenziali e la produzione industriale, non so, di aerei, macchine e queste cose che ovviamente la famiglia non può fare. Però la famiglia è stata derubata dei mezzi di produzione di queste cose. Risultato, chi fa queste cose e chi non le dovrebbe fare? Per esempio, no, l'altro giorno parlavo con lui, mi dice che sua moglie faceva la Nutella a casa, il che è come dovrebbe essere, perché questi cibi, le conserve, queste cose, queste sono priorità e prerogative della casalinga industriosa, produttrice, feconda, eccetera. È assurdo che ci debba essere un'industria che impiega, non so, 5.000 impiegati, causando la disoccupazione di 50.000. Poi, pensando a questo, io mi riferì a cose che mi erano successe nel passato. 40 anni fa, nel 75 esattamente, io feci da interprete a un calzaturificio, al proprietario di un calzaturificio italiano di Firenze che veniva a comprare pelli in Africa, in Kenya. E lui mi disse che a quel tempo lui produceva 15.000 paia di scarpe al giorno ed era il quarto d'Italia, non era il primo, era il quarto. A quel tempo non ci pensai perché non mi occupavo di queste cose, ma col passare degli anni disse: cosa vuol dire 15.000 paia di scarpe al giorno prodotte da una macchinaria dentro un capannone servita da diciamo 1.500 operai? Vuol dire la disoccupazione di 15.000 di 15.000 calzolai. Calzolai, non ciabattini, calzolai. Cioè di chi prima disegnava, tagliava, metteva insieme le scarpe e le vendeva ai clienti personalmente. So, ogni paio di scarpe era un articolo da boutique. E oggi invece tu vai a comprare le scarpe, produzione di massa, bellissima, a principio, poi si disintegrano in pochissimo tempo perché sono fatte per disintegrarsi. Questo
Quindi c'è una frode in questo sistema. E così via, si potrebbe parlare di tante produzioni, camicie per esempio. Perché la camicia non te la dovrebbe fare un camiciaio professionista che lavora a casa sua con la macchina da cucire, te le fa su misura e quanto tu ne vuoi, eccetera, per un prezzo convenuto. Cioè questo rapporto tra la famiglia e la produzione si è perso lungo tempo fa. Ed ecco la ragione del principio di Pareto. Ed è quel misfatto. Questo è il misfatto. Il misfatto è la depredazione della famiglia dei mesi di produzione. Poi vengono i marxisti e aggiungono la beffa al danno, dicendo che i mezzi di produzione devono appartenere allo Stato, cioè allontanandoli un passo di più via dalla famiglia verso una istituzione senza faccia e senza carattere e senza credere nello Stato. Ecco la situazione in cui ci troviamo oggi. E oggi ognuno prende queste cose per scontate, non le interroga, non dicono questo non va, non può essere. Che la no, in altre parole, la produzione degli essenziali va ritornata alla famiglia. Il punto è come lo fai? Come lo fai? Certamente non per l'azione governativa, perché il governo si disinteressa di queste cose. Non per l'azione dello Stato, perché non ce la farebbero più, sono degli interessi enormi. Quindi come si può fare a recuperare e a ridare alla famiglia la proprietà, dei mezzi di produzione? Se non lo fa la famiglia stessa, con atti di ribellione programmata, programma non lo farà nessuno. Però per far questo la famiglia deve essere messa al tanto, cioè resa conscia del fatto che è stata derubata, perché questo non lo sa. Ma oggi su larga scala questo principio si è, voglio dire, ribaltato anche sull'Italia, per esempio, sul settore produttivo dell'Italia, dove ad esempio, vedi, per esempio, gli ulivi sono stati abbattuti per favorire altri interessi. Quindi, diciamo, quello che è il fenomeno che stavi descrivendo della famiglia si è amplificato Esatto. Sta andando su tutti i settori. Su tutti i settori, quindi la famiglia e poi tutto quello che è il settore, diciamo così, privato dei negozianti a favore delle multinazionali. Quindi, poi ci hanno derubato su larga scala con la globalizzazione ancora di più. Esattamente, questo non è che un inasprirsi di un misfatto che è con noi da 4-5 secoli. Cioè, la rivoluzione industriale non è stata un progresso, è stato un progresso in certi campi, ma in altri è stato un regresso. E questo regresso va prima di tutto capito e poi attaccato per riappropriarsi di quello che è il mal tolto. Insomma, la situazione si risolve restituendo il mal tolto, non con cerotti fatti di politiche economiche ad hoc da questo governo a quell'altro, sussidi. Col denaro non si risolve nessuna questione. Ma oggi tu come dire, praticamente come proporresti alla famiglia, voglio dire, o alle famiglie in associazione per ribellarsi, in che modo, come farlo, visto, diciamo, visti i rapporti di forza che ci sono tra le lobby. Bisogna informarle, bisogna informazione. Se non c'è informazione non c'è coscienza di quello che Perché c'è stata la criminalizzazione del Medioevo? Perché c'è tutta una falsificazione della storia? Perché noi non dobbiamo avere memoria, perché altrimenti io potrei comparare quello che era e a che cosa portava con quello che è oggi. Se tu invece ignori quello che è successo, non hai assolutamente coscienza, non hai memoria, anzi ti ci tengono lontano, già col chiamarlo Medioevo. Poi c'è una criminalizzazione, perché del Medioevo, che sono 1000 anni e qualcosa, ti ricordano e ti accusano che il Medioevo era un'epoca oscurantista, il Medioevo si ricorda per le crociate, per l'Inquisizione, per la lotta per le investiture, non ti dicono niente del resto, perché non ti parlano di sociale, è chiaro, ti parlano di alcuni eventi che ti presentano anche in un certo modo, ma non ti parlano di sociale, cioè la gente a quel tempo come viveva? Perché noi dobbiamo pigliare la socialità,
Noi dobbiamo pigliare questi episodi storici che poi sono travisati e manipolati e confonderli con la socialità. Cioè la gente come viveva, come stava, c'era giustizia, c'era equità, c'era possibilità di esprimere le proprie potenzialità, c'erano le scuole, come funzionavano? E l'educazione dei figli, come funzionava? Questo non ce lo dice nessuno, ma noi non ce l'accorgiamo. È come se qualcuno, nel ricordare questa nostra epoca, ti parlasse del governo questo, del governo quest'altro, dell'Italia che... Ma la gente come stava? Che cosa faceva? Cioè gli aspetti sociali ce li nocciono. Ecco perché io ho trovato veramente interessante il primo volume di Monsignor Benigni, che fin dall'inizio dice: guardate, non tengo conto degli aspetti, come dire, ecclesiastici, degli aspetti religiosi, tengo conto di quanto la Chiesa ha influenzato e positivamente gli aspetti sociali. E allora cominciamo a ragionare, quindi recuperare gli aspetti sociali che sono legati a un certo periodo. Scopriremo le corporazioni, scopriremo l'arte, scopriremo i mestieri, scopriremo la solidarietà, scopriremo gli ospedali, le case di cure, l'istruzione, le scuole, le opere pie e tutto il resto. E rimarremo meravigliati di quello che era quel mondo. Non era perfetto, ma rispetto a questo era straperfetto, se dovessimo fare delle comparazioni. Un'altra considerazione da fare. Scusate la piccola. No, bene. Un'altra considerazione da fare è quella della scuola. Il modello scolastico che noi conosciamo è un modello alla base clericale, che cominciò 1400 anni fa con le scuole cattedrali, dove si addestravano giovani per diventare preti. E quindi era più che logico che si mettessero tutti nella stessa aula, perché apprendevano le stesse cose, che era l'arte di fare il prete. Quando questo sistema di istruzione si sparse fuori dalle scuole cattedrali, il principio di mettere tutti nella stessa aula a imparare le stesse cose non era più valido, ma perversamente lo si è mantenuto fino ad oggi. Oggi le scuole sono prigioni a tempo parziale. Questo che livellano verso il basso. Verso il basso. Questo non lo dice, questo lo diceva Giovanni Papini 90 anni fa, quando diceva: come mi permettete di rinchiudere questi giovani così avanti della vita in delle galere? Il termine che usava era le galere, no? Per metterli i prigionieri a fare insegnare tutte le stesse cose. È un principio sbagliato. Papini si convertì, se non sbaglio. Sì, si convertì. È un principio sbagliato, ma che ancora oggi non lo si vede, si prende per scontato e si affidano i ragazzi a queste prigioni a tempo parziale chiamate scuola. Ora, qui c'è un'altra distinzione fondamentale, naturale, che la mentalità egalitaria della modernità non vuole vedere, ed è che gli uomini sono completamente distinti dalla donna nella questione dell'apprendistato. L'uomo si interessa di cose, la donna si interessa di persone, non solo, ma la donna si sviluppa 2 o 3 anni prima dell'uomo. A 12 anni una bambina è una donna, a 12 anni un maschio è un imberbe senza arte né parte, che non capisce niente. Per cui mantenerli insieme, metterli sempre solo perché hanno la stessa età, è ritardare mentalmente la donna, perché la costringe a stare al passo, marcare il passo con gente che è da 2 o 3 anni più arretrata di lei. Come non si vede questo? Ma soprattutto, come le donne non vedono questo, come non vedono che sono ingannate giorno dopo giorno. L'altro giorno, proprio a Teramo, mentre aspettavo che venisse De Sabatini, mi passò un nugolo di studenti liceali che parlavano tra di loro, maschi e femmine. Ed era effettivamente, non so, faceva pena vedere queste ragazze già in età matura da sostenere una famiglia parlare di cretinaggini, di stupidità, agire come se fossero bambine di 6 anni, mentre invece erano già mature, ma mantenute immature da questo sistema disgraziato scolastico. Ora, questo importa un'altra cosa, che la maniera naturale di apprendere, tanto, no, specialmente per i maschi, non è l'aula piena di 40 alunni che imparano la stessa cosa, la stessa materia.
è l'apprendistato, l'istituto dell'apprendistato, dove tu apprendi persona a persona da un maestro che sa il mestiere e che ti istruisce. C'era un ingegnere, dico c'era perché è morto, a Nairobi, ingegnere strutturale, cioè un esperto in cemento, cioè tutto questo roba qui, no? E lui diceva, io l'ho sentito dire, non è che lo so per terza via, non l'ho sentito dire personalmente, di datemi un ragazzo che esce da scuola e in 6 mesi gli insegno tutta l'ingegneria di cui avrà bisogno per il resto della sua vita. Cioè aveva capito, che l'arte dell'ingegnere non si sviluppa nei libri di testo o nell'università, si sviluppa in cantiere sotto la guida di un ingegnere che è stato lì. Cioè. Ora questo lo dovrebbero fare tutte le professioni. Gli ingegneri dovrebbero avere le loro scuole di ingegneria. Non ha senso di mandare i ragazzi all'università dove non si apprende niente, perché i libri di testo non spiegano niente, sono teorie senza... Stavo pensando, facendo questa riflessione mentre ti dicevi queste cose. Io quando ero, diciamo, ragazzo, no? Delle medie, quando c'era qualche professore che spiegava in un modo, come dire, interessante, che diceva cose interessanti, tu lo seguivi e imparavi in un'ora moltissime cose, no? Assorbivi come una spugna tutte le cose. Poi tu andavi a casa a leggere, magari fare i compiti, i cosiddetti compiti, e vedevi questi libri, per esempio storia, scritta in una maniera, con tutta una sequenza di date, di eventi, non riuscivi, dovevi quasi memorizzare, fare fatica per memorizzare quegli eventi, quella nella successione, ma in realtà poi tu non assorbivi, diciamo, l'essenza del contesto storico, gli eventi, il significato, era come dire un susseguirsi di dati messi lì uno dietro l'altro, privi, che non emanavano interesse, no? Che non si apprendevano. E questo con la storia, con quasi tutte le altre cose. Quindi fatto in un modo quasi per creare disinteresse. In modo innaturale. Esatto. In modo innaturale, esatto. Perché chi si interessa di storia la prende, ma non leggendo libri di testo. Esatto. I libri di testo sono l'ultima cosa che devi leggere se vuoi sapere la storia. Si apprende con un metodo che io potrei chiamare analisi testuale e sintesi mentale. Scusa, e? Analisi testuale, sintesi mentale. Sintesi. Cioè, un libro di testo è un'impossibilità perché tenta di mettere troppe cose insieme, ma necessariamente ne avrà da trascurare alcune e enfatizzare altre. Mentre invece se si leggono monografie, cioè eventi, vite di persone, un certo evento, non so, una battaglia, un'istituzione, questo si apprende molto di più. Dove queste cose si sintetizzano? Nella mente, perché solo la mente può fare, la mente spirituale. Quindi nella mente e nella memoria tutto questo viene insieme. E non c'è bisogno di leggerlo su libri di più, perché i libri tradiscono in queste cose, specialmente in storia. Normalmente c'è chi viene interessato a queste cose e c'è chi no. Non tutti si interessano alla storia, e questa è un'altra ragione per cui è un errore mettere tutti quanti sotto lo stesso tetto, nella stessa aula, insegnare le stesse cose. Perché c'è chi ha, come dice, la passione, il talento, e c'è chi non l'ha. E chi non l'ha non gliela puoi dare, perché la natura è diversa, sono tutti diversi. Chi sia interessa a certe abilità manuali sarà appassionato di quello. Ecco perché si parla di passione, perché contrariamente a quello che vogliono far credere i femministi, non sono gli uomini che dominano certe attività, sono le attività che dominano loro. L'uomo viene attratto, viene appassionato da queste cose e naturalmente va là. Alla donna non gliene fregano niente gli aggeggi, le cose, i meccanismi, queste cose, niente. Per cui una professoressa di scienze è un fallimento sicuro. Una professoressa di scienze non avrà mai nella sua biblioteca personale libri di scienze. Sarà di altre cose. In Chiesa c'è un esempio eclatante. Questo è micidiale, caro Silvano. Non so se te ne rendi conto dell'impatto di questa cosa. C'è una...
una professoressa universitaria che fu Deputy Chief Justice, come si chiama, la seconda magistrato, che dovette ritirarsi per uno scandalo, cioè, ma non andiamo in questi particolari. Il fatto è che questa donna insegna all'università, insegna diritto, però qual è la sua priorità giornaliera? Qual è la cosa a cui lei non può fare a meno? È l'operetta, la soap opera. Lei deve guardarsi l'operetta perché quello è priorità assoluta. Anche l'ho costato a tutti i giorni. Esatto. Quindi che fa per impiegare donne a cose che non sono capaci di fare? Assurdo, no? Comunque lo si fa per pigrizia mentale, per inerzia, per tutte quelle relazioni di cose. No, le donne hanno certe capacità che gli uomini non hanno. Una di queste è, per esempio, parlare tutte insieme, ma capirsi perfettamente. Ma questo è notato, quando le donne sono insieme, parlano tutte insieme, ma si capiscono. Questo l'uomo non lo può fare. L'uomo deve far parlare una persona e ascoltare. L'abbiamo visto sabato, no? Che non possiamo fare sabato. Sabato ha fatto una riunione importante, un sacco di gente, anche naturalmente di un certo livello, eccetera. Arrivato a un certo punto, forse eravamo 13-14, si collavano le voci, perde proprio il senso del discorso, non riesce a seguire, non riesce ad andare da nessuna parte. Lui dice che le donne se lo fanno si capiscono perfettamente. Si capiscono perfettamente. Ecco perché quando questo si vede in televisione. Quando parla un uomo, una donna interviene e lo interrompe. Non lo interrompe, non lo fa perché è maleducata o perché è cretina, lo fa perché è donna. E allora lei pretende che lui continui a parlare mentre lei parla. Lui non ne vuole sapere. E quindi dica, non mi interrompe, no? Perché gli lasci finire. No, è nella natura, allora parlare insieme. Ora queste differenze, che sono così ovvie a chi ha occhi per osservare, vengono deliberatamente ignorate dagli egualitari, da quelli che pretendono che noi siamo tutti uguali. Non sono affatto tutti uguali, sono completamente uguali. Saranno uguali di fronte alla legge. L'uno dall'altro. Ma questo non vuol dire che sono tutti uguali fatti in serie. Certo. Sono uguali come persone, ma non come individui. Come individui sono completamente differenti. Non si trovano due uomini uguali come non si trovano due foglie uguali sullo stesso albero, sono tutte distinte. Posso un po' riproporre la domanda di Fulvio, perché mi è sembrata molto interessante. Cioè, sostanzialmente Fulvio ha detto, ma in questa situazione come facciamo a orientarci, come facciamo a capire l'origine di tutto, dove stava, come siamo arrivati, dove siamo arrivati all'imbecillità di massa sostanzialmente, no? E alla mancata comprensione. Quindi noi di che cosa dovremmo riappropriarci? Di un modello che dovremmo avere in testa in qualche modo. Noi dovremmo sapere le cose come stanno, come vanno, se ci sono verità eterne, universali, per esempio, che non si possono toccare anche se passa il tempo. Ma tutte queste cose ce l'hanno fatte perdere, per cui quando un uomo moderno pensa, prende in considerazione già il pensiero sbagliato, cioè utilizza categorie mentali sbagliate completamente e non può arrivare ad una soluzione. Deve riappropriarsi di alcuni principi fondamentali che sono universali, che sono veri, e attraverso questi principi ricostruire tutto. Se fa questo, probabilmente ce la può fare, e con un po' di impegno, con un po' di conoscenza storica, non è sbagliato un po' di conoscenza filosofica, quella vera, perché la filosofia finì purtroppo abbastanza in fretta, 1500, roba del genere, anche prima. La filosofia finì nel 400. Nel 400. Quindi riappropriarsi di quelle categorie, di quei principi. Sì. Però finì non per via dialettica, cioè non per contestazioni logiche, esatto. Ma per la via dello scherno, della condiscendenza, dell'insulto, di queste maniere emozionali, emotive, per liberarsene. Non fu mai contestata logicamente. Il fatto è che la scolastica ha un corpus di dottrina che è divisibile da tutti i suoi seguaci. Se noi vediamo la teoria, gli scritti di Giovanni di Salisbury o di San Tommaso o Roberto Rossi Testa, che gente qui, vediamo che tutti si riferiscono agli stessi parametri. I loro scritti sono comparabili, sono paragonabili. Certo. Da Descartes in poi, da Cartesio in poi, questo è impossibile. Perché Silvano? Perché è impossibile? È impossibile perché ogni filosofo
perché comincia da capo, cioè non si connette a niente di quello che l'ho preceduto. Lo fece Kant, lo fece Cartesio, sì. L'ha fatto anche qualcun altro, Hegel, che tenne conto di alcune cose, ma ricominciò. Sì, ogni filosofo moderno. E su che cosa si basa quella filosofia? La filosofia di Cartesio su cosa si basa? Quella di Kant su cosa si basa? Quella di Hegel su cosa si basa? Sul soggettivismo. Perfetto, sul soggettivismo. Cioè io cogito ergo sum, sull'idea del cogito ergo sum, sviluppare in varie maniere. Ma quindi sostanzialmente praticamente si può sintetizzare in questo modo, che i filosofi di quello, diciamo, di questo stampo si basano su basano la visione della vita, degli avvenimenti, su tutto quello che è la percezione sensoriale, escludendo tutto il resto, diciamo, che può essere, diciamo, di natura spirituale, giusto? Beh, ma Kant cercò di fare questo, poi disse che non poteva farne a meno comunque di altro. Kant nei due scritti si contraddisse. Sì. Critica della ragione pura e critica della ragione pratica si contraddice enormemente. Considerano questioni spirituali, cioè spirituale tra virgolette, non trascendentale, soltanto materialisticamente parlando. Considerano questo e arrivano tutti a un vicolo cieco. Ogni filosofo moderno, senza eccezione, è un vicolo cieco dal quale non si esce. Lo stesso succede con la musica e con l'arte. E con l'arte. L'ultima musica composta nell'Occidente, secondo i canoni tradizionali, fu Mozart e Haydn. Con Beethoven si arriva alle dissonanze e alle ricomposizioni drammatiche e soprattutto romantiche, perché lui era un esponente romantico. E infatti, cos'è Beethoven? Bellissimo da ascoltare, ma è un vicolo cieco, non ha successori. Ti posso chiedere una cosa, sì, prima che mi dimentica, rispetto alla musica? Diverse volte ho letto che il fatto di aver spostato il diapason, il la da 440, cioè da una frequenza 132 a 440, influisce sulla musica in maniera negativa o no? Questo non ho idea, francamente non lo so. Perché c'è chi sostiene che, diciamo, a livello di nell'armonia, il fatto di aver alzato il 32 e 40 a 440 e là provoca delle disarmonie, delle cose che non possiamo parlare in un'occasione a parte io e te, perché su questo argomento sì, ci sarebbe da dire per la musica, no? Non ho elementi di giudizio, francamente. Okay. non possiamo affrontarli e te separatamente, perché su questa cosa avrei qualcosa da dire, ma non è il caso adesso, perché ci porta lontano, però ok. Quindi diceva Silvano, non solamente, ma anche l'arte, la musica, non solo la filosofia, l'arte, la musica, sono la stessa cosa. Infatti l'arte dove è arrivata, la musica dove è arrivata. Infatti. È arrivata a cul-de-sac, a piccoli fichi. Cioè, no, arriviamo alle perversioni poi. Non è che... Tutto. Infatti vi posso inviare, glielo invii tu. Sì. Le idee hanno conseguenze. Sì, le idee hanno conseguenze splendide. Questo è un testo favoloso, scritto da... Ti dà parecchie risposte, Fulvio. Da un americano, da un filosofo americano nel 49, si chiama Richard Weaver, che non era cattolico, era protestante, ma una persona di un'intuizione veramente geniale, e che io ho tradotto in italiano e ho edizione. Per correggere certe sviste che lui aveva preso. Sì, perché lui poi si fissa su una roba in particolare e torna sempre su quella, ma non è quella la soluzione. Okay. E questo fa capire, dà una specie di sintesi su come la modernità sia andata allo sfascio. Perché di questo si tratta, la modernità è allo sfascio. E oggi si vede sempre di più e non c'è maniera di metterla, di farla ritornare la retta via. Quindi la retta via la dobbiamo trovare individualmente, perché non ci aspettiamo che ci arrivi da chissà dove, ma esistono buone letture, sicuramente. Quindi già scegliere le cose da leggere è una buona soluzione, o almeno è la strada, sì, leggere è la strada giusta, non leggere qualsiasi cosa se ci capiti, perché sicuramente no. Quindi fare letture buone, progressive, quindi è inutile prendere qualcosa che già affronta un argomento che trovo troppo ostico, ma ci sono delle letture che si possono fare anche, come dire, con dei gradienti, come vengono chiamati, no? Quindi piano piano comincia a poi da una lettura passo all'altra, perché mi ci richiama la lettura stessa, cioè è incredibile. E poi naturalmente seguire,
seguire qualcuno che si ritiene, insomma, possa dare qualcosa. Silvano di spunti ne ha offerti, soprattutto in quegli 8 video, ma poi anche qualcosa che è stato fatto dopo, ne ha offerti tantissimi. In ognuno di quelli lui parla della filosofia e definisce la filosofia, non solo, ma che cosa è filosofia e che cosa non è. Addirittura ha parlato della salute, ha parlato della famiglia, ha parlato del denaro, di tantissime cose. Quindi quelli sono spunti, non è che la si esaurisce l'argomento. Perché per esempio Silvano, quando parla di usura, tanto per fare un esempio sul denaro, il concetto è enorme. Lui lo dice semplicemente che cos'è, è il denaro che diventa merce, sostanzialmente viene venduto, ma se sapeste cosa c'è dietro tutto questo, per forza viene la voglia di approfondire. Perché non mi fermo là e dico, ma come è potuto accadere? Com'è che accade che il denaro diventa merce e questo che cosa significa? Comincia a pormi delle domande, vado alla ricerca di qualcosa, comincia a comporre i pezzi. Quindi anche video di Silvano, io li vedo 3 volte, va bene, però poi devo cominciare a pormi delle domande. Quando lui mi dice filosofia, perfetto, allora quando leggo i filosofi comincio a pormi delle domande, questa è filosofia o che cos'è? Perché nonostante abbia lo stesso nome, in realtà non so se si può definire addirittura filosofia, secondo criteri abbastanza, neanche troppo severi, capite? Quindi siamo in questa situazione. La filosofia si insegna il pensiero di questi filosofi. Esatto. E quindi si insegna un vicolo cieco dopo l'altro, ma non si dà mai una sintesi, non si dice mai che filosofo aveva ragione e chi non ce l'aveva. Io ricordo ancora che solo uno dei miei professori di filosofia, che non so le chiamo, una volta gli chiesi, ma dico, dopo tutto quello che si sta insegnando, cosa è la filosofia? E lui mi disse, la filosofia è fatta di 3 componenti, che sono la logica, la metafisica e l'etica. Ma non andò al di là, non ci disse mai cos'erano le 3 cose, queste le scoprì anni dopo aver lasciato la scuola. Ma effettivamente quello che lui ci insegnava erano i filosofi greci, poi quelli stoici, poi i medievali, uno alla volta. E quindi io quando uscii dal liceo, io odiavo la filosofia. Infatti ci presi il voto più basso di tutti i miei voti alla abbiamo maturità. Scoperto il tuo punto di questa è una chicca proprio, una notizia. La scoprì molto più tardi. Quando, infatti la scoprì. Come? La scuola riesce a farti odiare le materie. Io interessante, odiare, no? Credibile. Sì. La scoprì la filosofia leggendo la prima frase, quello che in inglese si dice di opening sentence, della summa contragente di San Tommaso. Sapientis est ordinare. Cioè la sapienza consiste nell'ordinare, e l'amore alla sapienza è amore all'ordine. Allora capisci cos'è la filosofia, ed è una illuminazione che ti arriva. Che è quello che abbiamo fatto stamattina, abbiamo ordinato. Abbiamo ordinato e abbiamo trovato la soluzione. Abbiamo ordinato. E abbiamo conciliato il pensiero, le teorie di 2 grandi geni che sembravano inconciliabili. Incredibile. Vabbè, poi faremo un video a parte, adesso non ti allarghiamo, ti allarghi sempre. No, sarà qualcosa di importante che presenterà Silvana, per quale abbiamo ragionato stamattina, eccetera, eccetera, ma secondo me abbiamo conciliato veramente su un aspetto due pensatori, 2 geni, che sembravano inconciliabili. Però noi capivamo che c'era del vero in uno, ci poteva essere del vero in alto, sembrava che Euripide una certa cosa non l'avesse detta, invece l'aveva detta, non l'aveva sviluppata. È semplice, non l'aveva sviluppata, però le premesse c'erano. L'altro invece, l'altro l'aveva detto, ma non aveva toccato degli aspetti importanti, quindi sembrava una cosa fatta così, solo per motivazioni puramente economiche, e invece no, a motivazioni giuridiche, motivazioni etiche, cioè morali, eccetera, eccetera, motivazioni di giustizia sociale. Non c'era arrivato neanche l'altro. Ci sarà un video a parte, quindi adesso rischiamo di dire stupidate, perché va detto secondo una certa sequenza, secondo un certo ordine, perché se non segui l'ordine non ci arrivi a capirlo. Certo. Ecco l'importanza della filosofia, l'importanza del fare filosofia, ma farlo in un certo modo. Posso fare una domanda? Allora, è possibile che alcune filosofie siano state, come dire, create ad hoc per arrivare a un certo punto,
sempre la filosofia di marxista non creata, come dire, sviluppata. Che rimane ancora il filosofo più citato, Il filosofo più citato al mondo. C'è una cosa di Marx che poca gente, di cui poca gente si accorge, che Marx fu un maestro nell'occultare l'influenza dell'usura e della terratenenza sull'economia. Perfetto. Per cui creò una lotta di classe inesistente e dannosa. È come una parte del corpo che lotta contro un'altra parte del corpo. Tra questo i datori di lavoro e i lavoratori. Esatto. Questo fu un crimine. Un crimine. Se poi Marx lo fece apposta o no, lo sta a me decidere, però fu un crimine. Però la biografia ci potrebbe dire qualcosa. Non lo so. Forse, ma forse sono malizioso. Il fatto forse. È che lui non disse quello che dice Gesell. Cioè che i veri sfruttatori dei lavoratori sono gli usurai e i terratenenti. E i? Terratenenti. Cioè coloro a cui va l'interesse e la rendita. Cosa fanno i datori di lavoro? I datori di lavoro sono sensali del provento dei loro lavoratori a questa gente. Cioè prendono gli stipendi dei loro operai e li trasferiscono agli usurai e ai terratenenti. Questo Marx non lo disse mai, ma è la realtà. Ancora oggi, chi sfrutta veramente i lavoratori sono coloro che prendono dalla società cose che non erano... Parassitismo, sostanza. Cioè, parassitismo. Parassitismo, puro. Puro. Questa è la situazione, quindi è perfettamente possibile che il marxismo abbia avuto questo come funzione, come compito, come scopo. Come bersaglio, esatto. Raggiungere. Sì. Però qui si tratta di giudicare l'intenzione delle persone, la qualcosa non è dovuta, è possibile, ma non lo sottoscriverei così senza orientare nient'altro. Ma se è vero che le cose si leggono anche dai fatti, i fatti dicono questo, poi l'intenzione va a terra pesca, però i fatti comunque dicono questo. Ma tu che sei un grande conoscitore anche... No, io non sono un grande conoscitore no, vabbè, niente. No, citando appunto la biografia eccetera, è possibile che leggendo la biografia di Marx, i suoi contatti con certi personaggi... Ci si può porre delle domande, non avendo mai la certezza sulle sue intenzioni, però delle domande sicuramente è lecito porsele. Cioè leggendo la biografia, leggendo altre biografie diverse, ci si rende conto, qualche domanda viene da porsi. Questo è, almeno me, Silvano, parlo a livello personale. Questo non vuol dire che io sono in grado o devo stare a giudicare quello che l'uomo si porta dentro, io non lo so. Ma parliamo di, diciamo, un giudizio storico. Delle domande me ne pongo sicuramente, certo me ne pongo delle domande. Sì. E poi rimane il punto interrogativo enorme. Ma il punto interrogativo non mi dà la certezza né in un senso né in un altro, mi dice semplicemente che lui fu l'autore di questa, si sapevano le frequentazioni, si sapevano tante altre cose, infatti, tante cose sono sapute dopo, però queste cose rimangono, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei anche, no? Quindi insomma, proverbi che non è campato proprio in aria, sì. E quindi insomma, qualche dubbio a me rimane e qualche domanda me la pongo, questo non vuol dire certezza però, attenzione. Gesell fa notare una cosa, che le rivendicazioni salariali del movimento operaio lungo il XIX secolo, che poi non fu altro che un tentativo di riappropriarsi del diritto di associazione, che era stato obliterato dalla legge del Chapelier nel 1791, riuscì solo a rivendicare i salari di un certo gruppo di operai a spese di un altro gruppo. Non riuscì mai a scalfire i guadagni illeciti di usurai e di terratenenti, mai. Questo è importante. Attenzione che quella gente là, compreso Lenin, eccetera, sapevano perfettamente che comunismo, socialismo e democrazia sostanzialmente conducono nello stesso posto. Sì. Lo sapevano perfettamente. E lo dicevano pure, ci sono frasi testuali di Lenin che dicono questa cosa. Quindi siamo noi che l'abbiamo scoperto dopo, ma questi sapevano perfettamente. Quindi
E se io so perfettamente questo, allora capisco realmente che tu vuoi fare il bene della collettività o stai operando per qualcos'altro? No. Perché nel momento in cui affermi una cosa del genere, capisci? Quindi i dubbi ce ne sono tanti, però la gente sa che appunto Lenin lo diceva apertamente, socialismo, comunismo e democrazia conducono esattamente allo stesso posto. E noi lo stiamo scoprendo, purtroppo in ritardo, e non tutti. Perché noi abbiamo in questo paese che adesso si è messo la testa che vuole risolvere, fare eccetera eccetera, ci parla proprio di democrazia. Capisci? Cioè, io non è che sia contrario alla democrazia, ci mancherebbe altro, ma dobbiamo intenderci molto bene. Prima dovremmo esaminare tutte le forme di governo, dovremmo fare un'analisi storica, dovremmo vedere tutta una serie di cose, tenere conto di ciò che ci diceva qualche saggio. Per avere la cosiddetta democrazia diretta, no? Ma nella democrazia diretta è un'ulteriore perversione della democrazia, appunto. Dico ancora peggiore, perché diretta vuol dire che tu lasci scegliere su certi argomenti delle persone che non hanno una minima percezione di quello che può essere un voto dato di qua o di là. Per esempio sull'aborto, ormai è passato. No, ma il Movimento 5 Stelle dice una roba del genere, ma poi a votare per questa democrazia diretta sono 40.000 iscritti. Esatto. Che queste persone dovrebbero rappresentare che cosa? La volontà di un popolo. Esatto. 40.000 persone iscritti a... Capisci? Esatto, quindi il numero si riduce ancora di più. Esatto. A quelle persone gli faccio arrivare una certa informazione, blocco eventuali istanze dal basso nella direzione giusta, perché tanto lo strumento lo posseggo io, esatto. Io movimento partito, e ti dico che noi operiamo con la democrazia diretta. Esatto. È una roba che non sta né in cielo né in terra. Esatto. E capisci? Ecco perché è una perversione ancora maggiore della normale, tra virgolette, democrazia. È così, 40.000 iscritti, 40.000 persone che votano attraverso un meccanismo che io posso controllare, perché non avviene direttamente nemmeno su una scheda, avviene attraverso un... Esatto. Ragazzi, cioè, passiamo veramente alla presa per i fondelli, sì, ma... ma è così, lo strumento lo posseguo io, sono in grado di... Un po' d'acqua. Sì, prendi l'acqua, ci mancherebbe. Silvano, scusa, ti abbiamo interrotto. No, capita, ho finito, capita. Non voglio andare al di là. Vabbè, sentiamo Fulvio se è soddisfatto, se è stato risposto alla domanda, però la soddisfazione segue altri parametri, naturalmente. Sì, no, benissimo. Sicuramente un grosso aiuto. Bene, ringraziamo Silvano per la disponibilità, allora. Niente, e alla prossima.